Ciao a tutti da Vittorio, oggi parliamo di un possibile, impossibile ritorno di un ex giocatore della Lazio a casa. E parliamo del Tucu Correa, perché l'abbiamo già accennato in questi giorni, è uscita la notizia di un possibile, clamoroso mi viene da dire, ritorno di Tucu Correa alla Lazio. Come sono andate le cose? Beh, la storia di Correa ve le ricorderete, il giocatore voleva lasciare la Lazio, è andato all'Inter dove sperava di sfondare, primo anno benino, poi le cose sono peggiorate, tant'è che l'Inter lo ha provato a vendere. È andato al Marsiglia, le cose non sono andate bene, il Marsiglia non l'ha riscattato e il Tucu Correa è tornato all'Inter, dove nonostante Simone Inzaghi lo abbia fortemente voluto alla Lazio e lo volle all'Inter, le cose non stanno andando bene e Correa è ormai una riserva fuori rosa, direi, nel gruppo Inter e quindi cerca una sistemazione. Sembrerebbe che Correa abbia chiesto di tornare alla Lazio. Il suo sogno è quello di tornare alla Lazio. Situazione trattativa complicatissima per vari motivi. Il primo, la Lazio non accetta mai cavalli di ritorno. In 20 anni di gestione Claudio Lotito, Felipe Anderson è l'unico giocatore che la Lazio ha ripreso. Sì, c'è anche Wesley Hutt, che però arrivò in prestito e andò via immediatamente alla fine della stagione. Per cui Correa difficilmente potrebbe tornare alla Lazio, ma c'è anche il problema ingaggio, perché Correa ha un altro anno all'Inter e la Lazio non vorrebbe spendere soldi per prenderlo, potrebbe andare in prestito secco alla Lazio, però in quel caso dovrebbe rinnovare il contratto con l'Inter o liberarsi dai nerazzurri. Correa pesa circa 8 milioni e mezzo di bilancio sull'Inter. Quindi l'Inter liberandolo dovrebbe trovare un accordo con Correa, non è una trattativa facile e soprattutto non sembra ci siano tanti margini, anche perché ricordiamo che Correa andando all'Inter ha aumentato il proprio stipendio e per tornare alla Lazio dovrebbe decidere di ridurre notevolmente il proprio salario e quindi anche lì c'è un problema. La Lazio in realtà non si è mai mossa, è il giocatore che tramite il suo entourage avrebbe chiesto alla Lazio di prenderlo. Cosa c'è di comune? Beh, Castrovilli e Correa hanno lo stesso agente, quindi la Lazio ha trattato Castrovilli, l'agente di Castrovilli gli ha anche proposto Correa, che teoricamente potrebbe fare l'esterno sinistro e quindi giocarsi il posto con Zaccagni e coprire il buco rimanente in casa Lazio. Ma il giocatore è stato anche offerto ad altri club, fra cui l'AEK ma e il River Plate, però l'argentino non vorrebbe tornare in Argentina, ma vorrebbe andare fortemente alla Lazio. Trattativa secondo me molto complicata, trattativa difficile perché Correa viene da 2 anni non bellissimi, anzi, il giocatore non è più giovanissimo e quindi non rientrerebbe nei parametri della Lazio. In più, credo che la Lazio cerchi un'alternativa giovane a Zaccagni, ma non un giocatore come Correa, che obiettivamente negli ultimi 2 anni è sceso tantissimo di condizione, di livello. E poi ripeto, ci sono due problemi economici. Il primo con l'Inter. Correa deve trovare una soluzione con l'Inter per liberarsi e poi Correa deve trovare l'accordo con la Lazio per lo stipendio. Dubito che la Lazio per una riserva accetti di pagare 3 milioni e mezzo di stipendio, per cui Correa dovrebbe dimezzarsi quasi lo stipendio per venire alla Lazio e prima trovare una soluzione con l'Inter per lasciarlo andare. Quindi vedete, due tematiche difficili, due tematiche problematiche. Io sarei favorevole al ritorno di Correa? No, assolutamente no. È un giocatore che alla Lazio ha fatto bene, però direi che nella sua parentesi alla Lazio abbiamo ammirato pregi e difetti di Correa. Pregi, ovviamente, nell'uno contro uno, sulla fascia Correa quando in giornata è inarrestabile. Difetti, anche quando in giornata Correa davanti alla porta sbaglia tantissime chance, non è sicuramente un bomber uno che davanti al portiere la butta sempre dentro. E quindi direi che l'avventura di Correa alla Lazio si è chiusa anni fa e per me la porta deve rimanere chiusa. Se la Lazio vuole prendere e deve, secondo me, prendere un esterno d'attacco, bisogna andare su un profilo decisamente più giovane e possibilmente più forte di Joaquín Correa. Il Tuco sicuramente rimarrà nei nostri cuori per il gol che ha chiuso la finale di Coppa Italia contro l'Atalanta di Coppa Italia, ce lo ricorderemo tutti, ma è una parentesi chiusa e Correa ha scelto un'altra strada, la Lazio pure direi che non è il momento di riunirsi almeno adesso. Ovviamente questo è il mio giudizio, qual è il tuo? Scrivilo, metti qua sotto e mi raccomando, se ti è piaciuto questo video, metti mi piace. Grazie.